Non io che mi faccio la piastra e poi mi lego i capelli perché fa troppo caldo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti oppure bentornati sul mio canale. Io sono Isa e oggi sono qui per mostrarvi tutti i prodotti che ho finito in questo mese. Preparatevi perché sono un bel po'. Al solito, prima di iniziare col video vero e proprio, se vi va lasciate un like, scrivete un commentino, iscrivetevi al canale e se vi va andate a seguirmi anche su Instagram e ho aperto anche TikTok. Dovreste trovarmi, immagino, penso, non mi ricordo bene, in entrambi i casi come Isa_Grieco. Ho finalmente terminato il pack di maschere che avevo acquistato su Amazon. Non è il primo video in cui vedete questa tipologia di maschere, queste sono di Eunyul. Pack ha un prezzo molto conveniente su Amazon, devo ammetterlo. Il grosso problema per la mia tipologia di pelle, che è una pelle secca, è che queste maschere contengono tutte alcol denaturato all'interno, super alto in inci, tipo il terzo posto. Quindi per la mia tipologia di pelle secca non va assolutamente ad idratare la pelle come dovrebbe. Non sono una fan dell'alcol denaturato, lo sapete, quindi sicuramente non le ricomprerò, anzi sono molto felice di aver terminato tutte le maschere che erano nel pack in modo tale da potermi dedicare a moltissimi altri brand di skincare coreana, ma ne parleremo nel prossimo video che è il video dei preferiti. Comunque, una maschera che sapete amo tantissimo è quella di Mediheal, questa è al cacao, ma in realtà tutta la linea di queste maschere qui mi piacciono tantissimo. Probabilmente questa è la mia preferita perché profuma davvero di cioccolato, quindi è una coccola in più, super idratante, mi piace tantissimo. Idem per questa qui, questa è la Banana Milk One Pack Face Mask, sempre una maschera coreana, made in Corea. Qui dentro c'era un botto di siero e nonostante io l'abbia messo sul décolleté, sul collo, sulle spalle e sulle braccia, ce n'è ancora, solo che avevo finito proprio dove spalmarmela questo siero, ce n'è ancora, vi giuro, è impressionante. Poi ho notato che il cotone di questa maschera qui è molto più morbido dei cotoni delle altre maschere, anche di appunto di Mediheal. Quindi wow, ne ho acquistate altre, ovviamente facendole tutte le sere ne ho acquistate un sacco di maschere. Ho fatto un ordine su My Beauty Routine di sole maschere, ho preso tipo 20 maschere, una roba del genere. Quindi sicuramente vi terrò aggiornati e parleremo molto presto anche di questa tipologia qui. Ma intanto parliamo anche di Garnier Skin Active. Questa è la maschera in ampolla, in tessuto ampolla, alla vitamina C, è super carina, l'estratto di ananas all'interno, dice che bastano 5 minuti alla vostra pelle, sarà super luminosa. Mi piace molto, vedo una reale differenza, quindi sì, assolutamente anche lei la ricomprerò. E sto provando anche questo brand qui, trovato sempre da OVS, ed è anche loro sono made in Corea e il brand è Stay Well. Questa è al cocco e questa è al watermelon, quindi questa è al cocco ed è moisturizing e ringiovanente e questa è idratante e soothing, forse voleva essere smoothing. Difficile, questa cosa mi mette in difficoltà. Comunque, prodotte entrambe in Corea, ma anche loro non hanno il cotone così morbido come la maschera alla banana. Chissà. Comunque, a proposito di cotone coreano, in realtà cotone giapponese questo, perché ho terminato appunto la mia bustona di pad in cotone giapponese. Che dire, sono eccezionali, super morbidi, cioè una volta che li trovate non,
li provate e non tornate più indietro. Io questi li ho presi da Muji, perché ho la fortuna di avere Muji qui a Bologna, altrimenti online tranquillamente si trova. Ho provato sempre di Muji anche l'olio struccante, che non era affatto male, quindi se vi trovate lì che state facendo l'ordine e non volete prendere solo dei pad in cotone, ma non volete pagare la spesa di spedizione, un po' quello che faccio io, che aggiungo prodotti piuttosto che pagare la spedizione, potete provare anche il lato skincare, secondo me è molto molto interessante. Ma passiamo oltre. Ho finito la Anti Frizz Air Mask, Frizz Over Mask di Mulac, 91% di ingredienti di origini naturali, è pazzesca, mi è piaciuta tantissimo. Vi dico la verità, al momento sto prediligendo i prodotti di Diego Dalla Palma, i prodotti per capelli, la linea capelli di Diego Dalla Palma mi sta dando molte, molte soddisfazioni e per me è più comodo da reperire, così non vado in centro a prendere queste, ma uso la mia macchinina e vado da Tigotà a prendere le maschere e gli shampoo di Diego Dalla Palma. Quindi per il momento penso che accantonerò un attimino il brand Mulac per quanto riguarda i capelli. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, ho finito il dry shampoo. Questo è appunto uno shampoo secco di Got2B, la linea Got2B di Testa Nera, che io continuerò a chiamare Testa Nera perché non riesco a dirlo, quindi continuerò a chiamarlo così. Extra Fresh, Clean and Fresh, No White Residues. Sì. Smells like freshly washed. Sì, l'odore è bello fresco, non è troppo presente, non è troppo aggressivo l'odore. Perlomeno lo shampoo fa il suo sporco, anzi pulito lavoro, perché è pazzesco. Allora, se lo fate da troppo vicino è chiaro che vi lascia i residui, ma se lo fate dalla giusta distanza, trovate la giusta distanza, questo shampoo effettivamente non vi lascia residui bianchi. Poi ovviamente andate a massaggiare la cute o a spazzolarla, come faccio io, perché di solito non ho neanche il tempo per massaggiarmi la cute. Se vado con uno shampoo secco è perché proprio vado di corsa, di corsissima, di corserrima. Quindi sì, mi è piaciuto, l'ho già ricomprato, assolutamente sì, non costa nemmeno troppo, è bellissimo, mi piace un sacco, sì, è uno shampoo secco, lo so, lo sto idolatrando, che ci vogliamo fare. Ho finito questo tonico per pelle secca di Vegan and Organic, tonico rivitalizzante ed idratante. Mi è piaciuto moltissimo, devo dire veramente veramente molto molto valido, e sono molto molto felice di averlo sostituito adesso con il tonico acqua delle rose, può essere di Roberts, comunque ve ne ho parlato nel video precedente. Comunque sì, l'ho terminato, volevo ricomprarlo, sì, l'ho trovato da Tigotà, no, quindi non l'ho ricomprato e mi sono buttata su Robert, che comunque è super valido e costa anche di meno. Quindi, peccato che tu sia finito, ma il tuo lavoro qui è terminato. Poi, allora, per quanto riguarda gli Epoda, ho ancora in mente di farvi un video a parte, assolutamente, perché ne parliamo bene in un altro video. Comunque, ho finito la The Mist Have con acido ialuronico e lavanda, la Mist di appunto Yepoda, di questo brand insomma, che era in spray, aveva uno spruzzillo molto carino, adesso ci sono tutte le gocce, i residui, è terminatissimo, insomma, una volta spruzzato in faccia non era più lo stesso effetto, perché ovviamente mancando il prodotto mi venivano le gocce grosse così qui e qui e basta. Comunque lo spruzzo era molto molto carino, il pack in vetro lo apprezzo molto che ci siano scritti
i passaggi da fare, che sia il terzo step della skincare, non lo ricomprerò. Niente. Ma appunto, per Yepoda, sappiate solo che non lo ricomprerò. Poi, allora, ho finito queste due spugnette qui. Questa l'ho proprio devastata, mangiata completamente, idem questa qua, cioè sono proprio devastate, questa addirittura c'è il buco. Perché di solito le mie preferite sono quelle della Beauty Blender, ma siccome non voglio rovinare la Beauty Blender, che comunque ha un costo di 18 euro più o meno, la uso proprio quando... Non lo so, quando voglio usarla, altrimenti vado con queste spugnettine qui che sono più economiche. Questa mi sembra essere di H&M, questa invece è una delle spugnette che c'è nel pack da 5 di Amazon, che è comunque molto carina, molto valida. C'era il pandemonium, mi ha fatto comprare queste spugnette dicendo che sono uguali alle Beauty Blender. No, io non le sento uguali alle Beauty Blender, purtroppo per me non sono la stessa cosa, ma ci sta comunque, hanno un prezzo diverso, non è lo stesso brand che le produce, ovviamente non può essere la stessa identica cosa. Comunque sì, diciamo che per quanto riguarda le blender da battaglia, queste vanno benissimo. Poi, ho terminato sempre di make-up il Rich Elixir di Pupa. Ce l'avevo da un casino di tempo, ci ho messo una vita a terminarlo, perché questo è un primer olio nutriente viso e labbra e è bellissimo, è veramente molto bello, però è un olio, è un primer in olio, quindi per utilizzare un primer in olio dovevo andare con un fondotinta veramente secco, spesso e pesante per appunto utilizzare un primer in olio, altrimenti lo utilizzavo semplicemente per andare a idratare molto la mia pelle per quando lavoravo all'aperto. Sapete che adesso non lavoro più all'aperto, per fortuna. Comunque quest'inverno lavorando all'aperto, mascherine o non mascherine, comunque la mia faccia era sempre fredda, ghiacciata e quindi la mia pelle ne risentiva. Quindi per dare una barriera protettiva in più andavo con questo olio qui e effettivamente mi ci sono trovata bene, avrei dovuto chiuderlo meglio. Comunque effettivamente mi ci sono trovata molto molto bene, mi è piaciuto, ma non credo lo ricomprerò perché appunto ci ho messo veramente tanto a finirlo. E mi è stato utile quando lavoravo all'aperto con temperature molto fredde. Adesso che le temperature né sono fredde né io lavoro all'aperto, non credo valga più la pena. Ho trovato questo campioncino qui. Questo è un campioncino di Kiehl's della Super Multi Corrective Eyes On Treatment, quindi una crema contorno occhi pazzesca. Vi dico solo che dopo questo campioncino io ho comprato la full size. Ultimi due prodottini, due eyeliner. Sì, ho fatto l'eyeliner tutti i giorni questo mese e comunque erano aperti entrambi da un po', vi dico la verità, perché ne usavo una volta uno, una volta l'altro. Questo è il cilia liner di Nabla, mentre questo è il fly liner di Fenty Beauty. Mi sono piaciuti moltissimo entrambi, ma c'è un grosso, enorme ma. Questo, bellissimo, ma dopo un po' le setole si sono aperte come non mai, eppure sto sempre attenta a chiudere bene il tappino, mentre questo di Fenty, a un certo punto, ha formato tipo una pallina, non credo di averlo comprato con una pallina sulla punta, ma non lo so, perché magari sì, potrei averlo comprato e non essermene mai accorta, potrei averlo usato e non essermene mai accorta, assolutamente sì. C'è da dire che questo di Nabla, fino a quando non si è scaricato, che proprio non scriveva più niente, è sempre stato super nero e bello, facile da utilizzare. Mentre questo di Fenty, una volta che ha iniziato a scaricarsi, è come se la punta si fosse seccata. E quindi
dovevo ricalcare il tratto, dovevo passarci con l'ombretto nero, dovevo passarci con la matita, insomma, questo una volta che è iniziato a scaricarsi non l'ho potuto più usare. Punto, fine, riga. Questo di Nabla invece, bene o male, ci ho tirato avanti. Siamo arrivati anche al termine di questo video. Giù nei commenti, se vi va, fatemi sapere se ci sono dei prodottini tra questi che avete provato anche voi, che avete amato o avete odiato, vi hanno lasciato completamente indifferente, o se c'è qualche prodotto che magari vorreste provare, io vi ho convinto ad acquistarlo o non acquistarlo. Insomma, fatemi sapere un po' in generale cosa ne pensate di questi prodotti. Avrei potuto dire così fin dall'inizio, ma come al solito mi dilungo. Comunque, come al solito, nel frattempo, nella speranza di rivedervi anche in un prossimo video, io vi mando un grosso bacio.